Ehi, lei, dica un po'. Oh, ma che fa? Scappa? Senta, qui è tutto chiuso. Che c'ha il telefono? Sì. Te lo fa piacere? Sì, certo. Mi fa il 1326-624. Chiede di Marcella. Grazie, eh? E dica che arrivo subito. Aspetti, e così passiamo a prendere gli altri. Se lo ricorda il numero, è facile, no? 13, raddoppia 26, inverte 62 e ci ammolla un 4. 1326-624. Chiedo di Marcella, le dico che arrivo. Io arrivo, non mi ha neanche detto il suo nome. Senta? Ha già chiamato? No, pensavo che se vuole salire su, così chiama lei stesso. Buona idea, che interno è? 4. Arrivo. Senta, gli dia un po' un'occhiata alla macchina, che qui a Ferragosto con tutta sta gente in giro. Ti ha detto interno 4? Venga volando. Con le pinne, il fucile, gli occhiali. Arrivo! Forse era meglio se telefonavo io. Non so neanche chi è. Non lo conosco. Magari con la scusa... Ma no. Ma che non funziona il campanello? Sì, sì. Scusi tanto, ma è mezz'ora che giro, è tutto chiuso, Roma sembra un cimitero. Permette, è Bruno Cortona. Roberto Mariani. Guardi che l'ho sporcata, sono tutto zozzo. Faccio in un momento, abbia pazienza. Studente, eh? Sì, sì. La risoluzione di un atto per eccessiva onerosità. Ma che roba è? Procedura civile. Ai, bel mattone. Che fa, studia legge? Sì, sono al quarto anno. Chi è sta cicciona? Mia mamma. Ah, per bacco. Bella donna, ma guarda, sta burina è già uscita. Porco Giuda, sti cornuti. L'appuntamento era alle 11, a mezzogiorno già sono andati via. Se lo sapevo restava Amalfi invece di farmi sta scarpinata. 2 ore e mezza da macchina. Da Amalfi a qui 2 ore e mezza. Eh sì, mi sono fermato 10 minuti per cambiare le candele. Guardi come sono ridotto, faccio schifo, mannaggia. Scusi, ho sporcato. Sì. Diceva qualcosa? Io? Sì, se vuole darsi una lavatina. Ah, magari, grazie. Una sigaretta non ce l'ha? No, io non fumo. Male. Guardi, il bagno sta... Non si preoccupi, lo trovo da me. E che lei non fuma, eh? No. Mi ha detto, la può far male, sa? Accidenti, che bel bagnetto. Che è, Pietri? La nullità di un atto processuale si distingue dalla nullabilità perché quella può essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre... Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo... Mentre la nullabilità può essere rilevata solo su istanza della parte interessata. Ah, lo devo avvertire di non toccare la mensola. L'ha toccata. Ho rotto la mensolina. No, non si preoccupi. Sono veramente sorry. Mi dispiace, ma stava proprio appiccicata con lo sputo. Che c'è? Ma lì c'è qualcuno. E beh? No, è la portiera. Siccome sapevo che erano partiti... Che so, amici suoi? No, non li conosco così di vista. Ah. Abita solo qua? Sì, i miei genitori stanno a Rieti. Porca miseria, quando vedo la città deserta così, con le strade vuote, i negozi chiusi, io mi avvilisco. Lei no? Beh, no, per studiare è meglio. Ah sì, per studiare, sì. Beh, ho fatto perdere tempo, eh? No. È ora che me ne vado. Mi sa che mi tocca passare il Ferragosto con mamma. Beh, grazie di tutto e buona procedura. Arrivederla. Non studi troppo. Senta un po', ma lei che fa? Sta tutto il giorno chiuso in casa a studiare? Sì, ho gli esami a settembre e sono ancora indietro. Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende. Deve essere vero, io non ho combinato niente oggi, quasi. Per colpa mia, quindi lasci almeno che le offra un aperitivo, sempre che troviamo un bar aperto, naturalmente. No, andiamo, grazie. Forza. Non posso. Che non beve. No, non insista. Ma come non può, per carità? Le chiavi! Ecco, le ho prese io, stavano attaccate allo stipite alla porta. Dai, cammina. Lo sai che ho visto Amalfi? C'è Clint Kennedy. Buona, sa. Con le pinne, il fucile, gli occhiali. Non guardare che ha senso vietato. Ma
mai fermarsi? Se non te la contesta una voce, la contravvenzione non è valida. Oh, studi procedura, ma che avvocato sei? Guarda come dondolo! Ribello di schiavo, sciogli i cani! Nato per servire! Senti che t'ho pensato, è quasi l'una. Tu dove mangi? A casa. Uscendo dal bagno ho dato una smicciata al frigorifero, c'hai due uova e un limone. Invece mangiamo un boccone insieme e poi ti riaccompagno. Eh? Qui vicino a San Pietro c'è una trattoria, il padrone è dei nostri, uno in gamba, se mangia bene. Eh? No. Sì, no, non è che non mi va, ma... E allora lasciati servire. Aspetta un po', qua andiamo a tre cilindri, mi pare. E qua non si fuma. La città come Roma paralizzata, roba da pazzi. Che scusa gli posso trovare? Ma perché dovrei andare a colazione con lui? Chi lo conosce? Non c'è nessun motivo. Oh, a coso, se non ti sta bene, dillo, eh? No, no, sì, come non mi sta bene, come no? Però pago io, eh? Facciamo alla romana. Vedrai, è un po' caro, ma si mangia veramente bene. Ma che fate? Avete chiuso? Non c'è manca! Perché? Pure noi siamo diritti a far vacanza un giorno, che vi credete? A quale diritto? Al diritto dei mortacci tua e di tuo nonno! Sto bidone! Beh, peggio per lei, ha perso un cliente, io qua non ci vengo non più fa davvero. Niente, guardi, mi riporti indietro. Ma no, andiamo da Ernestino al 13° chilometro. È lontano, io scendo. Ma che è lontano? 4 minuti di macchina, scommetti?